menzionate. Dal momento poi che il buon governo di una città parte innanzitutto dalla conservazione dell'esistente, diventano fondamentali e prioritarie le azioni di recupero. Saranno quindi favoriti i piani di recupero e qualificazione da parte dei privati nelle zone già edificate, anziché quelli che prevedevano il consumo di nuovo territorio. Per le zone produttive sarà importante prevedere la possibilità di ampliamenti o riqualificazioni delle strutture esistenti, nonché la loro espansione su nuove aree adeguate. Da tutto ciò consegue l'importanza di dotarsi al più presto di strumenti urbanistici aggiornati e innovativi che rispondano prontamente ed efficacemente alle esigenze del territorio. Qua ovviamente noi paghiamo oggi uno strumento urbanistico obsoleto, perché capite bene che uno strumento urbanistico nato nel 97, è vero ci sono state successive modificazioni importanti come quella del 2001 e altre, però ovviamente oggi fa fatica quello strumento, quella programmazione urbanistica a dare risposte concrete, serie, a dei fabbisogni che dopo 20 anni ovviamente hanno esigenze e completamente diverse da allora. Su questo punto ovviamente ci siamo inseriti in una fase che c'è un PSC che è in incubazione dal 2004, sono state spese tantissime risorse economiche, si parla di oltre 1.300.000 euro per la progettazione di questo nuovo PSC. Oggi siamo, da quando sono subentrato, ho assistito ad alcune riunioni, è cambiata anche la guida tecnica rispetto a quello che è la progettazione. Sta seguendo la progettazione l'ingegner Simonini e il geometra Cattini, l'ingegner Simonini di Spilamberto e il geometra Cattini di Castelnuovo. Questo si è reso necessario dopo la partenza dell'architetto Gianferrari, che ha seguito il procedimento fino a quando è stato dipendente del comune di Vignola e ovviamente dell'Unione. Una decina di giorni fa almeno, è stata chiesta dell'integrazione al documento che la società è incaricata per licenziare un testo alle pubbliche amministrazioni riguardo appunto la progettazione del PSC e RUE. Ad oggi ha risposto affermativamente dicendo che la società si è presa in carico, ha accolto le integrazioni e quanto prima, quindi si spera prima che arrivi ovviamente la nuova legge urbanistica, di riconsegnare alle pubbliche amministrazioni un testo con le modifiche appunto richieste. I tempi ormai sono strettissimi, perché dal punto di vista c'è in arrivo, insomma, doveva già essere in ottobre, poi dopo successivamente si è sentito parlare di dicembre o addirittura fine novembre di una nuova legge urbanistica in arrivo. C'è già da poco anche una nuova legge sull'edilizia, quindi ovviamente se il testo arriverà da parte della società in tempi ragionevoli anche per avviare un confronto, verrà sottoposto a questo consiglio, alla cittadinanza, quanto elaborato fino ad ora per una valutazione sull'adozione di questo testo. Ovviamente ci stiamo muovendo insieme come 5 comuni di pianura, perché ovviamente al PSC i 3 diciamo ex montani, quindi Marano, Guiglie e Zocca, hanno le loro pianificazioni, e quindi ho colto l'occasione, al di là delle linee programmatiche, per un tema così importante, per portare a questo consiglio lo stato dell'arte, ecco. Quindi concludo, anche se ovviamente le conclusioni andrebbero fatte alla fine, ma nelle linee programmatiche si conclude con l'esperienza anche non politica che caratterizza ovviamente prevalentemente la Giunta, ma anche il Consiglio. Ci ha insegnato che avere meno risorse economiche non significa fare meno cose, ma organizzarsi al fine di affrontare
i problemi in modo diverso, nuovo, cercando altre soluzioni per avere i fondi necessari e affidandosi alla comunità come risorsa. Le difficoltà non mancano, a cominciare da quelle economiche, ma questo non può impedirci di affrontare il futuro con idee e progetti. Possiamo costruire un futuro ed una società migliore, ma per farlo dobbiamo cambiare mentalità e stile di vita, perché la situazione attuale ci richiede maggiore sobrietà e una particolare attenzione nell'individuare le priorità sulle quali concentrarci e cominciare dal mantenere bene quello che abbiamo. Questo vale per una singola famiglia come per il comune. Se vogliamo affrontare i bisogni emergenti delle persone, è necessario abbattere la fragilità, partire da ciò che è essenziale e autentico, dalla sicurezza, dalla centralità dei valori etici, dalla ricchezza interiore e dalle relazioni piuttosto che dai problemi che dei beni materiali. Sono stato anche fin troppo lungo, avevo detto ero più corto, mi scuserete. Va bene, chi è che procede? Amidei. Buongiorno a tutti. Non è un caso, adesso, io tratterò gli argomenti che riguardano le mie deleghe. Non è un caso che la sicurezza sia il primo punto delle nostre linee programmatiche. Da troppi anni su questo tema la città non riceve risposta nonostante la situazione richieda un intervento immediato. Abbiamo quindi ritenuto fondamentale affrontare questo tema da diversi punti di vista. Il primo riguarda il controllo del territorio e il ruolo della Polizia Municipale. L'articolo 54 del testo unico degli enti locali individua nel sindaco, quale ufficiale di governo, colui che sovrintenda l'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento delle funzioni affidate dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il sindaco concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno, Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. Partiamo quindi dalla polizia locale. A Vignola la funzione di polizia amministrativa locale è conferita all'Unione ed è esercitata dal Corpo Unico della Polizia Municipale Unione Terre di Castelli, composta da 54 unità, nonostante la Regione ne preveda uno ogni 1000 abitanti. Solo a Vignola, per intenderci, ne dovremmo avere circa 23-25, che è il numero di abitanti attuali, ed organizzato con strutture tecniche operative accentrate, uffici e reparti che operano per tutta l'area, e da strutture tecnico-operative decentrate, i presidi territoriali che fanno capo ai singoli comuni. Vignola vanta come presidio 6 operatori più un responsabile. La funzione della polizia amministrativa locale è così definita dalla Regione Emilia-Romagna. La polizia locale, municipale o provinciale è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l'ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l'abusivismo. Presidia prevalentemente a piedi lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio. E quindi a questo fondamentale ruolo che questa amministrazione dedicherà particolare attenzione. Attenzione, per farlo occorre tuttavia una gestione diretta della funzione di polizia locale e con un numero di agenti presenti sul territorio decisamente superiore rispetto a quello previsto dall'attuale organizzazione, anche se ciò implicherà la riacquisizione della funzione in capo al comune. Il secondo aspetto riguarda la collaborazione con le altre forze dell'ordine. La riorganizzazione della Polizia Municipale dovrà prevedere poi un coordinamento e una stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, nonché altre realtà presenti sul territorio, come controllo del vicinato, istituti di vigilanza, Carabinieri in congedo. Ricordiamo che la collaborazione con gli istituti privati di vigilanza, prevista dalla legge regionale 24 del 2003, è stata oggetto di protocollo d'intesa tra Ministero degli Interni, ANCI e Associazione Italiana Vigilanza nel 2010, denominato Mille Occhi sulla Città e adottato in diverse città italiane, tra cui anche la città di Modena.
Terzo aspetto sono i nuovi strumenti che sono previsti, messi a disposizione del sindaco, vedi DASP urbano, per consentire di arginare fenomeni di illegalità e di degrado. Ma l'aspetto più importante della sicurezza è che investire in sicurezza non è solo tutelare l'integrità fisica dei cittadini. Vuol dire investire in educazione stradale, civica, ambientale, vuol dire garantire maggiore sicurezza sulle strade, vuol dire migliorare la città da un punto di vista del decoro urbano. Una città pulita, sicura, ordinata consente al cittadino di viverla. E la presenza dei cittadini nelle vie e nelle piazze è la migliore soluzione per allontanare le condotte illecite di chi si appropria delle zone degradate. Faccio un accenno al bilancio tributi, che è l'altra area di mia competenza. Il bilancio rappresenta senz'altro uno dei documenti più importanti di un ente pubblico. Nostra intenzione è quello di renderlo trasparente, chiaro, ma soprattutto comprensibile a tutta la comunità. Tutto ciò, peraltro, è la base di un buon rapporto cittadino-contribuente-amministratore e di come il cittadino abbia il diritto di verificare come le vengono investite le somme che è chiamato a corrispondere attraverso le tasse. Prioritaria sarà un'attenta revisione della spesa per individuare inutili e dannosi sprechi di denaro pubblico e per trovare eventuali spazi di riduzione della pressione fiscale locale. Prioritario sarà in parallelo il recupero dell'evasione dei tributi a garanzia di una maggiore equità fiscale. Sarà importante inoltre promuovere convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio tributi, come già avvenuto con esito positivo col comune di Savignano sul Panaro. Buongiorno gentile pubblico, buongiorno anche ai consiglieri, colleghi assessori o segretario comunale. Le mie deleghe sono quelle dell'ambiente, dei lavori pubblici, rifiuti, protezione civile, ne ho parecchie, viabilità, mobilità, verde pubblico, ne ho patrimonio, illuminazione pubblica, sono tutti settori che presentano una serie di criticità per le quali ovviamente ci siamo attivati fin dai primi giorni e che comportano un impegno davvero rilevantissimo. Rispetto al documento iniziale, cioè al programma elettorale che abbiamo depositato in sede di campagna elettorale, di presentazione delle liste, ho sviluppato un documento, un capitolo di relativo proprio all'ambiente, una politica ambientale che sarà poi la base di lavoro anche per il rinnovo del certificato della registrazione EMAS che il Comune di Vignola detiene, oggi sospeso, per il nostro sistema di gestione ambientale. La politica ambientale che vorrei potessimo portare avanti, che abbiamo condiviso con Simone in questo periodo molto impegnativo, anche per tanti altri motivi che avete visto diffondersi sulla stampa e sui social, è comunque fondato su uno sviluppo sostenibile per la nostra città, per il nostro territorio. Sviluppo sostenibile per noi vuol dire coinvolgimento, vuol dire sensibilizzazione di tutti quelli che sono i portatori di interesse di una comunità. Quindi la prima cosa da fare è fare prevenzione, chiedere poi il rispetto delle leggi, dare quindi le adeguate informazioni e poi anche ovviamente applicare le sanzioni per chi non si attiene a quelle che sono le leggi e i regolamenti, specie in materia appunto di inquinamento ambientale. Non è ovviamente una politica semplice, è molto complicato, specie in una comunità molto vasta, comunque Vignola è una città con più di 25.000 abitanti, però si può cominciare, si deve cominciare, si deve insistere soprattutto sulle nuove generazioni, ci si deve impegnare di più sugli alunni, sulle scuole e cominciare a dire che con un impegno anche limitato di ognuno di noi, se stiamo uniti si può fare davvero un grandissimo lavoro. Questo è quello che nel documento di politica ambientale su cui ci siamo strutturati, poi ovviamente questo riguarderà tutti i settori di quello di cui si deve occupare un'amministrazione pubblica.
Il tema rifiuti lo abbiamo già trattato anche in altri momenti di questo Consiglio Comunale. Siamo in una fase davvero rilevantissima per quello che riguarda Vignola e anche i comuni dell'Unione. Nei prossimi due anni sicuramente l'Agenzia regionale pubblicherà le gare per affidare il servizio tramite gara, e questo comporterà la conclusione di un iter che è partito ormai 20 anni fa con la riforma di tutto il sistema della gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Vedremo chi saprà essere competitivo, quali saranno ovviamente le capacità messe in campo da chi si proporrà per gestire il nostro servizio dei rifiuti, ma nel contempo a noi spetta ovviamente quello di portare avanti anche qui una politica che vada sempre più alla riduzione dei rifiuti, alla produzione, insomma produrre meno rifiuti e soprattutto avviarne molti di più al recupero, al riciclo. In questi giorni stiamo lavorando già sul nuovo piano economico finanziario insieme al gestore, perché comunque la gara, come abbiamo detto già le altre volte, non interverrà prima della fine del 2018, quindi per il prossimo anno ci dobbiamo organizzare con il vecchio sistema, che è quello appunto di lavorare insieme al gestore per dare il meglio del servizio alla nostra